l'Italia da conoscere, l'Italia delle nostre nonne, quando ci portavano per i sentieri a camminare. Buongiorno Federico Di Rita. Buongiorno. Che è un micologo, quindi un esperto di funghi, un appassionato della natura che ci insegna a riconoscere quelle erbe che davano da mangiare e che sfamavano il mondo. Erbe che noi ormai non sappiamo neanche cosa siano, da dove si parta. Noi, per praticità, Federico, se sei sì. d'accordo, partiamo dalla borragine. Allora, tu ci hai messo anche le etichette. Sì, ho messo le etichette con il nome scientifico, che è un nome che è internazionalmente riconosciuto. Bene. Poi con il nome volgare più comune. Purtroppo bisogna dire che i nomi volgari sono facili da riconoscere, però variano spesso da comune a comune. Perciò... Senti Federico, la prima cosa, ringrazio intanto la regia che ci ha fatto vedere tutto. Io noto su questo cartoncino, a parte il disegno, un punto interrogativo. Questa cosa sì, già mi sospettisce. Questo è il simbolo che la pianta è di uso alimentare. Bene. Può essere consumata però con le dovute accortezze. Nel caso della borragine, la borragine contiene basse concentrazioni di alcaloidi pirolizidinici e patotossici, perciò fanno male al fegato, possono fare male al fegato. Questo vuol dire che non ci dobbiamo privare del consumo di borragine, ma dobbiamo consumarla con moderazione. Come la consumiamo? Pasti non ravvicinati. La consumiamo la borragine, io nei miei corsi parlo sempre di una ricetta che è la lasagna di borragine, che è un piatto buonissimo, si prepara come la classica lasagna, anziché utilizzare il pomodoro, si può usare una crema fatta con le foglie di borragine. Quindi le lesse. Bolliamo, le lessiamo. Ci mettiamo dentro il filetto d'acciuga, perché la borragine e l'ortica sposano molto bene con l'acciuga, perciò prepariamo una bechamel dove facciamo sciogliere il filetto d'acciuga, mettiamo dei pezzettini d'acciuga all'interno dell'impasto, le foglie larghe le lessiamo, le scottiamo, le mettiamo all'interno degli strati, provate, e che cosa vi stiate mangiando? I fritelli sono classici con la borragine. Impanata. Con le foglie grandi si possono utilizzare nello stesso modo, si possono condire con il filetto di acciuga e un cubetto di mozzarella, in questo modo si chiudono. Si può sfruttare il picciolo per chiudere il fagottino in questo modo, lo impastelliamo e lo friggiamo. È una cosa, quindi un saccottino di fatto borragine con le foglie e larghe. Come al solito bisogna rispettare la natura, di questo non possiamo farcene una scorpacciata. Una volta che abbiamo mangiato, una volta a settimana, ci bisogna sta bene. Bisogna rispettare la natura, bisogna rispettare noi stessi anche, perciò vero. È importantissimo è attuare delle norme, rispettare delle norme comportamentali in materia di raccolta funghi. A questo proposito, Federico, ce l'abbiamo tutti negli occhi, la cicoria selvatica. Io adesso, è qui all'angolo del tavolo, ve la faccio vedere, mi permetto di prenderne, poso il nostro cartellino, che tra l'altro non porta punti interrogativi, il che mi fa capire che evidentemente non ha controindicazioni. La cicoria selvatica, quante volte l'abbiamo presa, l'abbiamo vista, un po' pelosetta, la ripuliamo del nervo, come lo chiamo? Non mi far dire la nervatura centrale. Ecco, della nervatura centrale. La cicoria che proprietà ha dal punto di vista alimentare? Allora, è una pianta ricca di vitamina A, come le cicorioidee. Un'altra cicorioidea molto comune è il tarassaco, che presenta foglie molto simili, ma degli steli fiorali. E non è peloso poi, eh? Non è peloso, questa è una cosa importante, perché riuscire a distinguere la foglia di cicoria dalla foglia di tarassa, come dalla foglia di tante cicorioidee, non è semplice. Allora, la pianta si distingue solamente nel momento in cui emette gli elementi riproduttivi, come il fiore, i frutti che sono all'interno. Il tarassaco, cioè il fiorellino, questo lo dico a beneficio della nostra camera centrale, il tarassaco ha il fiorellino. La cicoria, abbiamo detto, stessa foglia ma giallo. Più pelosa. Benissimo. Mentre la cicoria ha un fiore azzurro che emette non in questo modo, emettendo questi steli fiorali che sono cavi e privi di foglie, al di sopra del quale è presente una sola infiorescenza, perché non è un fiore la margherita, è un insieme di fiori. Nel caso delle cicorioidee, di questa sottofamiglia delle composite, sono tutti fiori nastriformi, ligulati. Bellissimo. La cicoria emette un grosso stelo fiorale con dei rami al di sopra del quale o all'ascella del quale sono presenti dei fiori azzurri. Senti, in una minestra, la minestra maritata di Pasqua, in qualche posto si fa a Natale, li mettiamo tutti e due, tarassaco e cicoria? Perché no? E il gusto?
Allora, è un po' più amarognolo questo. Ma anche il tarassaco è un pochino amaro. Senti, ma un segreto per farlo meno amaro, la cicoria? Le facciamo fare due bolli invece che uno solo? Facciamo fare due bolli, la uniamo con del riso lesso, con della patata. E di che cosa? Cioè, le cose naturali che ci hanno veramente insegnato le nostre nonne. Poi scusate, è una prelibatezza. Spesso ci feriamo nei prati, l'asparago selvatico. Ecco. Noi lo facciamo prima vedere. Attenzione, io devo leggere sempre i cartellini. Pian pianin. L'asparago è questo qua. Ora lo prendo, ma intanto lo facciamo vedere. Nel bigliettino io leggo un punto interrogativo. Qual è il problema dell'asparago selvatico? Il fatto che noi raccogliamo l'asparago non vuol dire che tutte le componenti della pianta siano commestibili. Dobbiamo stare attenti perché le bacche delle specie del genere asparagus... Quali sono le bacche di un asparago? Le bacche dell'asparago si sviluppano nel momento in cui si sviluppa il fiore, alla fine della fioritura, con la fecondazione dei fiori, fiorellini piccolini con una sorta di petali, che non sono petali, sono tepali, biancastri, si sviluppano una sorta di bacche, di pomodorini, diciamo, per così dire, neri. Quelli contengono saponine, perciò sono tossici. Però noi andiamo a raccogliere chiaramente l'asparago selvatico, questo lo diciamo, perché attenzione, quello che noi mangiamo, cioè l'asparago, non contiene controindicazioni. È vero? Dimmi se dico sciocchezze, per favore, che questo è un messaggio importante, sì, che devono passare. Diciamo che è un po' controindicato per chi soffre di patologie legate alla funzionalità renale. Perché se si sposta il coso, ora sto attenta. No, è perché... Preciso. Sta a sentire, perché io mi sto veramente emozionando. L'ortica, che è quella che noi detestiamo, ci infesta le piante nel giardino. Pugna, si dice dalle mie parti. In realtà poi si scopre che è la riattivatrice del sistema circolatorio, eccetera. Contiene 8 volte. A me non fa manco tanta paura, se vi di vitamina C rispetto agli agrumi. Perciò io quando sono sul campo con i miei corsisti, stacco una foglia. Te la mangi proprio così? La pallottolo. E bene. Questa è una pillola di vitamina C. Altro che acido acetilsalicilico. Senti un po'. È poco gustosa. L'ortica, questa tra l'altro è bellissima, le foglie grandi. Ci abbiamo detto che con l'acciuga si sposa bene. Sì. Che proprietà ha? Quindi ricca di vitamina C, abbiamo già capito. Ricca di vitamina C, viene utilizzata, ovviamente, ad esempio, parlando di orti, ricollegandoci al servizio di prima, è un buon antisettico naturale. Macerata in acqua, con rapporto 9 parti di acqua e una di foglie d'ortica, viene macerata per 2-3 giorni, può essere applicata alle piante, perché vabbè, è un ottimo rimedio per scacciare gli afidi. Questa ci facciamo una frittatina, io ci faccio le frittate di ortica che sono spettacolari. Perfetto. Devo dire senza acciuga, ma adesso devo provare anche a fare questo. Senti un po', sentite voi tutti, questa è una cosa che mi è venuto un coccolone, lo devo dire stamattina. Quanti di noi abbiamo visto questa pianta puzzolentina? Benissimo, questo diciamo. È uno degli elementi. Attenzione, non voglio spostare. Ti riconosci. Indovinate questa che cos'è? Io non mi muovo perché tanto sono loro che vengono da noi. Guardate che meraviglia. Questa è... nomina. Tu, Federica, io quasi È la cicuta maggiore, Conium maculatum. Signori. La pianta che fu utilizzata in infuso per uccidere Socrate. Signori, questo è veleno, io non l'avevo mai Ed vista. Ed è molto abbondante nelle nostre zone. Senti un po', questa quando la vediamo la dobbiamo veramente scacciare, questa i bambini non ci si devono accostare. È la pianta più pericolosa che troviamo nel nostro tavolo. Ecco. Ci sono casi di intossicazione purtroppo con esito infausto. Oh, scusate, devo dirvi una cattiveria, il mio Mario, il mio operatore, mi ha detto assaggiala, Mario, non sarò simpatica a tutti su via, ma questa proprio non me l'aspettavo. No, è bastato Socrate su via, poi basta togliergli la conduzione per farmi fuori. Ci ho detto, sentite un po', questa qui veramente, qual è la particolarità? La particolarità è terribile, sta cosa. È che è una pianta che è facilmente confondibile con altre specie selvatiche di uso alimentare. Ho portato la carota selvatica, che alla radice bianca, la carota selvatica, spesso viene confusa con la carota selvatica. La particolarità di questa specie è che ha gambi glabri, assenza di pelosità, cavi e cosparsi da queste macchie, ecco perché
maculatum. La facciamo vedere. Che sono allora, di color sangue. Allora, scusate, stampatevela bene nella... Esattamente, siamo di fretta. Comunque, stampatevela bene nella memoria. Questa è la dannatissima cicuta, è il caso di dirlo. E odore sgradevole. Odore sgradevole, irrepellente. In un certo senso la natura dice, io ti avviso, questa non ti ci avvicinare. Il fusto, chiamiamolo fusto, com'è, il cavo, fusto è cavo, dopo andiamoci a lavare le mani. E assenza di pelosità. Federico, noi purtroppo il tempo è tiranno. Noi staremo altre 200 ore, questo è perché avevi detto che non volevi parlare tanto. Ritornerai, ritornerai. Intanto ci hai portato sui banchi di scuola. Perché queste cose si devono imparare fin da piccolini. Perché provare anche a diventare agricoltori. Lo facciamo attraverso le scuole. Lo fa il nostro Luca Rossi, che ci porta a una bellissima scuola romana. Scoprirete quale. Subito dopo. Subito. Federico, grazie. Grazie, grazie.